Cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni. Oggi è domenica 22 settembre 2013. Lo vedete? È il titolo del video, Aldo Busi. Sì, lo conoscete lo scrittore Aldo Busi, Lo conoscete, cari amici. E il fatto è che l'amico virtuoso mi ha scritto di fare un breve video su Aldo Busi e io eccomi qua, pronto ad ubbidire a coloro che mi fanno delle domande, va bene? Poi troverete la lettera dell'amico virtuoso nel riassunto di questo video, perché questa è una TV on demand, capito? Aldo Busi, cari amici. Io di Aldo Busi non posso che dire del bene. È un grande scrittore. Basterebbe la sua opera, intitolata Seminario per la gioventù, basterebbe quella sua opera a farne un grande scrittore. Io vi consiglio di leggere questa sua grande opera, Seminario per la gioventù. È un'opera pubblicata direttamente da Adelphi. Mi pare che Aldo Busi abbia detto che ha impiegato non so se 15 anni per scrivere Seminario per la gioventù. E mi pare che l'abbia scritta una decina di volte. E non, Aldo Busi non esce dai salotti letterari, capito? È un self-made man, si è fatto da solo. Poi anche la sua vita, la vita è meravigliosa. E a proposito di Aldo Busi, devo qua dire che io una volta l'ho incontrato a Roma, era in 1994-95 e mi trovavo in una libreria nei pressi di Piazza Venezia, non ricordo bene ora la piazza in cui era ubicata questa libreria, non so neanche se c'è ancora questa libreria, comunque era nei pressi di Piazza Venezia. Io ero lì in quella libreria e tenevo tra le mani il mio primo romanzo, che era intitolato Le rose del Vaticano. Poi Le rose del Vaticano sono state ripubblicate con il titolo di La lama e la rosa, ma uscirono nel 1994, uscirono con il titolo Le rose del Vaticano e poi sono diventate La lama e la rosa. E Le rose del Vaticano furono pubblicate dalla casa editrice Novecento, di cui era direttrice la grande Domitilla Alessi. E Domitilla Alessi, la casa editrice Novecento di Domitilla Alessi, era un po' in concorrenza con la casa editrice Sellerio di Elvira Sellerio. E a un certo punto io tenevo tra le mani questo mio primo romanzo, Le rose del Vaticano, che ora è La lama e la rosa. E indossavo un Montgomery scuro, un rifle, un fucile, fuciliere, un Montgomery diffuso a livello internazionale, ma di poco prezzo, Ce l'ho ancora a casa questo Montgomery un po' scuro. E Aldo Busi stava alle mie spalle. Quando mi vide che avevo questo Montgomery scuro, un rifle, fucile, fucidiere, e vide che tenevo tra le mani un'opera intitolata Le rose del Vaticano, avevo questo Montgomery scuro, si avvicinò e mi disse con una voce gentilissima, perché si tratta di una persona gentile, mi disse: mi scusi, ma lei è un sacerdote? Tenevo tra le mani un'opera intitolata Le rose del Vaticano, io avevo la barba, avevo questo rifle, scuro, e io gli dissi no, io sono l'autore di quest'opera. E lui vide che era stata pubblicata da Novecento, la casa editrice Novecento di Domitilla Alessi, che era in concorrenza con la casa editrice Sellerio di Elvira Sellerio. Allora lui, scrittore che conosceva il mondo molto bene, il mondo editoriale, mi disse, complimentandosi con me: ma guardi che Domitilla Alessi, della casa editrice Novecento, vale di più della casa editrice Sellerio di Elvira Sellerio. E questo è il ricordo che io ho di Aldo Busi, soprattutto il ricordo di Aldo Busi che io ho riguarda la sua celeberrima opera
è intitolata Seminario per la gioventù, che io vi invito a leggere, magari senza comprarlo, andate in una qualsiasi biblioteca comunale e lo trovate. Ecco, caro amico virtuoso, ho fatto quello che tu mi hai chiesto, va bene? Grazie a tutti voi e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni.